proprio con questo caldo non ci resisto, perché fa troppo caldo, troppo. Cosa posso fare? Forse ho caldo solo io, forse non ho caldo solo io, insomma tu hai caldo, perché ho troppo caldo, troppo troppo. Sì, anche io ho caldo, un po' caldo sotto questa pelliccia. Ma praticamente abbiamo tutti caldo. Vogliamo dirgli questi metodi o no? Diciamoli! Ok, ok, raga, lo so, fa troppo caldo, fa troppo troppo caldo. Scusate, ma non so resistere a queste cose di Snapchat. Ho seguitemi su Snapchat per vedere queste cacchiate che pubblico. Comunque, se volete sapere quali sono i miei metodi anticaldo, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video delle Regiane. Vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Fa caldo! Tanto tanto caldo! Bene raga, ho voluto aprire così questo video perché voi dovete sapere che c'è praticamente, ci sono questi miei alter ego che ogni tanto faccio partire su Snapchat e ogni tanto invece li butto qua sul tubo. Ho pensato anche di realizzare una rubrica tutta dedicata ai miei alter ego e ditemi se vi fa piacere, avevo già fatto una puntata, ve la lascio nelle schede, ditemi se vi può far piacere un mini cartone animato, insomma, con questi personaggi lì. Ma veniamo a noi, fa veramente caldo, stiamo tutti schiattando, cioè praticamente pare che questa sia stata la primavera e quindi l'inizio estate più calda degli ultimi 20 anni. Cosa dobbiamo fare? Noi siamo qua, se non avete l'aria condizionata come me perché si è rotta e se abitate in una casa come la mia che praticamente ha l'esposizione da un lato solo e quindi non esiste corrente, neanche se c'era la bufera c'era la corrente qua, praticamente non vi rimane che iniziare ad utilizzare un po' di trucchettini che dovrebbero aiutarvi a sostenervi meglio e a sentire meno il caldo. E questi trucchettini quali sono? Allora, trucco numero 1, bere tanta acqua. Allora, bere tanta acqua praticamente lo utilizziamo per qualunque genere di cosa. L'acqua fa benissimo, ci idrata da dentro, ci disseta, ci aiuta a non sentire i morsi della fame e ci aiuta in un sacco di situazioni. Anche per quanto riguarda il caldo ci aiuta a rinfrescarci. L'acqua, se volete veramente non sentire caldo, va bevuta calda. Questa è una cosa che ho imparato nel deserto del Sahara da un beduino, credo che si chiamino così, che mi spiegava appunto che loro bevono tè molto caldo proprio per non sentire il caldo del deserto. Credo che sia un buon metodo. Io sono abituata a bere acqua calda, la bevo d'inverno, la bevo d'estate, la bevo sempre. Non mi disturba farlo. Mi rendo conto che chi non è abituato a bere acqua calda farà un po' di fatica. Se non volete berla calda, almeno bevete la temperatura ambiente. Non bevete assolutamente acqua fredda, primo perché vi congestiona, quindi vi fa venire dei coccoloni allucinanti, o rischia di farlo. Secondo perché non fa bene alla salute, e questo lo trovate in qualunque tipo di letteratura scientifica, l'acqua gelata non fa assolutamente bene alla salute. Terzo perché vi rinfresca o vi dà la sensazione di fresco in quel momento in cui bevete, dopodiché avete più arsura e più caldo di prima, per cui non risolve il problema. Bevete tanto e soprattutto l'acqua che bevete, bevetela calda. Punto numero 2. Utilizzate un make-up specifico. Questo so che è indirizzato per lo più alle signorine, ma non solo, perché per make-up non intendo solo esclusivamente prodotti di trucco, cioè quindi fondotinta piuttosto che lucidalabbra, eccetera, ma anche quelli che possono essere prodotti skincare o cosmetici di altro genere. Per esempio ci sono, quest'anno hanno fatto tantissimo le linee, quelle fresche, che praticamente spalmi la crema o il fondotinta o il lucidalabbra o quello che è e subito hai la sensazione di fresco, di refrigerante. Mi dovrebbe arrivare tra qualche giorno qualcosa da parte di
svariate aziende cosmetiche che mi hanno già mandato la cartella stampa, per cui insomma quando mi arriveranno la proveremo insieme. Un'altra cosa dei cosmetici all'interno della cosmesi che può essere utile sono quelle acque nebulizzanti, cioè quei nebulizzatori d'acqua. Praticamente non è nient'altro che acqua, di solito è acqua termale, che viene nebulizzata da questo spray e di solito si spruzza un po' in faccia, sul décolleté o comunque davanti, proprio per dare questa sensazione di refrigerio, di freschezza, e anche per fissare un attimino il trucco, non far sudare la pelle, non farla sudare troppo, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono piccoli trucchi che possono essere utilizzati quotidianamente, soprattutto per tutte quelle donne che continuano ovviamente ad andare a lavorare nei mesi estivi e vogliono essere sempre a posto, magari insomma un filo di trucco lo vogliono continuare ad utilizzare. Terzo trucchetto, sempre imparato dai beduini del deserto: non ti scoprire. Vale a dire che non è necessario andare in giro in bikini per sentirsi più freschi. La cosa che sarebbe meglio fare è continuare a rimanere coperti in modo tale da proteggersi dagli effetti nocivi del sole e nel contempo coprirsi però con tessuti molto freschi, come può essere per esempio il lino. Il lino o il cotone di un certo tipo sono tessuti che ti tengono fresco, che disperdono il caldo. Utilizzare degli outfit chiari, soprattutto durante il giorno, ci aiuta proprio ad accumulare meno calura e quindi a scaldarci di meno, a venire meno scaldati dal sole. Quindi tessuti chiari e tessuti freschi è il terzo punto, e vi garantisco che anche qui è un'altra cosa che ho provato, e l'ho provata appunto nel deserto, funziona davvero. Quarto trucchetto, questo è un trucchetto diciamo tramandatomi dalla nonna: portare sempre in borsetta un ventaglio. Allora, ne esistono di tutti i tipi, di tutte le misure. Non pensiamo per forza al ventaglio, quello della ballerina spagnola, tutto coi pizzi ricamato, se vi piace anche quello. Pensiamo anche a ventagli un po' più moderni. Ho visto ultimamente una recensione dei nuovi ventagli di Tiger, che sono praticamente dei pad rotondi che sono arrotolati in un certo modo e diventano dei cosettini così, che si infilano nella borsetta, non pesano niente, poi quando avete bisogno li aprite e ve li sventagliate. Non ce l'ho, se no ve li faccio vedere, ma lo andrò a comprare sicuramente, perché tenere un ventaglio in borsetta significa che anche in quei posti magari affollati, siete a fare la coda in posta piuttosto che al supermercato, piuttosto che durante lo shopping, quindi durante i saldi dei prossimi giorni o comunque di questi giorni, siete in coda ad aspettare, state grondando di sudore perché c'è caldo e soprattutto perché c'è afa, il fatto di avere un ventaglietto in borsa e di sventolarvi e farvi un pochettino di aria, soprattutto sul viso, vi farà stare veramente molto 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 meglio. Quinto e ultimo trucchetto: non fate come me che utilizzate pettinature lunghe, ma alzate i capelli. Cioè, se avete i capelli lunghi o anche se avete i capelli medi, cercate di fare delle pettinature che tengano i capelli più alti possibile e soprattutto anche più possibile lontani dalla testa, vale a dire una coda alta, codini alti, una coda con treccia, un po' meno gli chignon, perché praticamente rimangono avvolti sulla testa e qui ovviamente impediscono all'aria di passare e impediscono alla nostra testa di rinfrescarsi, e la maggior dispersione o il maggior accumulo di calore del nostro corpo è tutto in testa, per cui se volete tenerla fresca o tenete un cappellino traspirante, come può essere questo, che è di un tessuto molto traspirante, molto estivo e molto fresco, vi protegge dal sole e vi fa comunque respirare la testa. Fate una bella coda bassa e siete a posto. Oppure, se non volete utilizzare cappellini perché vi danno fastidio, perché non vi piacciono, vi fanno sudare sulla fronte o qualunque altro genere di motivazione, potete semplicemente tirare su i capelli in una coda molto 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 alta e vedrete che starete sicuramente immediatamente meglio.
Bene, questi erano i miei piccoli 5 trucchetti anti-afa. Vi garantisco che funzionano, funzionano tutti quanti e danno un grande sollievo e un grande refrigerio. Per quanto riguarda i capelli, siccome ci sarebbe da fare un video a parte, se arriviamo almeno a 300 likes, vi faccio un video su tutte le pettinature anti-afa che conosco. Capelli lunghi, quindi magari con l'extension, utilizzando l'extension, e capelli medi, ovvero la lunghezza media che ho io. Ragazzi, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa fate voi per resistere al caldo di questi giorni con un commentino qui sotto. Se siete arrivati fino a questo punto del video, ovviamente vi chiedo di lasciarmi il solito cuoricino, così io saprò che avete visto il video fino alla fine. Sono contenta di aver iniziato questo video con il mio alter ego. Magari farò chiudere lei, anzi farò chiudere loro questo video. Fatemi sapere anche quello, se vi piacciono o non vi piacciono. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati con me, se questo video vi è piaciuto vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video dell'Air Channel. Vi mando il solito mega bacio e tantissimo, ma tantissimo amore. Consigli super ottimi, veramente, grazie, grazie mille. Li metterò in pratica, poi ti faccio sapere come va. Ciao. Li metterò in pratica subito anche io, sicuro, sicuro, sicuro.